Buongiorno a tutti amici di Live Sport Academy, è appena iniziato il consueto appuntamento del Pallone d'Oro, squadra dei neri contro la squadra dei bianchi al TC Parioli. La partita è quindi iniziata. Il giro palla dei neri, sale il pressing della formazione in maglia bianca. Palasu riesce a metter giù la squadra in maglia nera, che adesso può andare alla conclusione, che arriva ed è vincente. Siamo quindi sull'1-0 per i neri, che passano in vantaggio. Ancora possesso bianchi, che girano la sfera con Carillo, poi al centro, ancora in avanti, sempre bianchi a gestire. Carillo può anche concludere da lì, eccolo che lo fa partire, palla che si stampa sul palo, poi riconquistata da Licari. Attento l'estremo difensore, giro palla bianco che non trova soluzione di continuità, invece sì, perché la palla è riconquistata, è giocata, poi larga su Licari che va al cross sul secondo, Renzi raccoglie, non trova la porta, non si sa come non sia entrato questo pallone. Tocco in appoggio, pallone che non parte e infine cercato e trovato ancora Licari. Sul pressing avversario, la palla è buona per Carillo che non calcia, ci pensa su, adesso sì, pallone murato, è ancora buono per i bianchi, conclusione che ancora parte, murata anche questa volta, ma sempre i bianchi che tornano sulla seconda palla, quindi parte il cross ad aprire il campo, sfera ancora centrale, Carillo sul mancino, calcia, Bari è bravo ad opporsi. Ancora Neri a gestire il possesso del pallone, con la sfera toccata all'indietro e quindi amministrato il giro palla della formazione in maglia nera, con la palla lunga da Giannini, poi Nanni trova la conclusione ed il gol del 2-0, doppio vantaggio per la formazione in maglia nera. E allora ci siamo, sta per iniziare la seconda frazione di gara, sempre tra la formazione in maglia nera e quella in maglia bianca. Fin qui il punteggio è 2-0 per i neri. Strepitoso che Cugallo, volevo dire. Sì, sicuramente. Confermi, grazie. Sì, confermo, confermo. Allora inizia il secondo tempo. Federico, Federico, fai un passo avanti, sali un po'. Non mi schiacciare, Gigi. Si prosegue con il possesso per i bianchi. Il tocco è su Renzi che va al centro da Carillo. E quindi ancora largo il pallone. Non ci schiacciamo. Sfera su. Carillo arriva a gestire, può concludere da lì, ecco che parte la conclusione, Bari ancora è bravo. E poi va in appoggio, e allora con calma, la formazione in maglia nera, il tocco poi al centro errato, e quindi la sfera riconquistata dai bianchi, conclusione che ancora non parte, il tocco è largo su Renzi, va a giocare al centro, Bari può usare le mani. E ci arriva con calma, va quindi subito a giocare in avanti. Ancora Neri a gestire, bella palla per Gallo, che adesso può andare a tu per tu, ma viene deviata la sua conclusione. Occasione per i neri. Rimessa dal fondo quindi per i bianchi, con Renzi che va al centro e si prosegue a giocare. Formazione in maglia bianca, come detto, in possesso del pallone. Carillo arriva e va a cercare la corsa di Renzi, che riesce a guadagnare il fondo, va al cross, tiro che arriva, ma Bari è monumentale. Partita perfetta dell'estremo difensore in maglia nera. Parte il cross, l'incornata di testa è vincente, questa volta Bari non può farci nulla e siamo quindi sul 2-1. Accorciano le distanze i bianchi. Sfera ancora che si impenna, sarà ancora corner per la formazione in maglia bianca, quando manca circa un minuto al termine. Palla al centro, raccoglie Carillo, vuole il mancino, non trova spazio per la conclusione, quindi sfera girata per il dribbling riuscito, poi Bari se la ritrova lì in qualche modo e poi ci pensa Renzi a mettere direttamente il pallone fuori. Arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, partita che finisce 2-1 per i neri.